Siamo nei pressi del cimitero di Gricignano, stiamo andando verso via Casulla per constatare un po' quella che è stata la criticità che si è venuta a creare questa sera a seguito di questi primi temporali del ciclone Morgana che si sapeva colpiva l'Italia, specie l'Italia meridionale centrale. Fino a pochi minuti fa, Corso Umberto I era, diciamo, sotto uno strato di circa 10-15 centimetri di acqua. Vediamo qui, infatti, a via a largo della chiesa, l'acqua un po' alta che vedete scorre da Corso Umberto, ma andiamo verso Piazza Municipio e vediamo che appunto l'acqua per terra si accumula e scorre in direzione di via Sant'Antonio Abate. La pioggia intanto continua. Giriamo per Piazza Municipio, continuiamo a constatare il livello dell'acqua. Non sembra questa serata particolarmente alta rispetto alle altre volte, anche antecedente, diciamo, ai lavori fatti in via Sant'Antonio Abate. E la pioggia intanto continua. Dopo ci sposteremo nel comune confinante di Carinaro, dove lì la situazione è molto critica. Carinaro negli ultimi 2 anni è stata colpita assieme a Teverola da diverse, diciamo, inondazioni, specie nel tratto del ponte vicino alla chiesa di Carinaro. Quando vediamo dei sacchetti in strada così. Siamo in via Sant'Antonio Abate, il corso principale di Gricignano di Aversa. La viabilità comunque è buona, vediamo delle macchie anche in lontananza, quindi le precipitazioni sono quanto numerose. Proseguiamo per il corso principale e esatto, ora ci troviamo nei pressi di uno svincolo con via Cesare Battisti. Ci avviciniamo appunto alla cappella di Sant'Antonio Abate, e qui il problema non c'è, non si è proprio rilevato, non c'è acqua, diciamo appunto tanta acqua nel largo di Sant'Antonio Abate.